Scivolare su una buccia di banana capita a tutti. Sing, 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 sing. Attori, cantanti, politici, calciatori, star e starlette, ma anche a persone normali. Io e i miei stylist, in 2 anni, ne abbiamo viste di tutti i colori. Oh, madre santa. Armadi da film horror. Accidenti. Madonna, una macchia scura, No, dai. Abbiamo finito, non c'è più niente da fare. Grazie. Scarpe improponibili. Le immancabili Blunston per tutti i giorni. Quando vai a lumache, a funghi. Accessori al di là dei miei incubi peggiori. Io ho paura del freddo. La nostra missione è aiutare le donne a ritrovare uno stile. E perché no? A sentirsi non solo più belle, ma anche più sicure. Sarà il look dei miei sogni. Perché un bel vestito può davvero cambiarti la vita. Questa settimana è il turno di Miriam e Chiara. Bentornati, amore. Bentornata, strana coppia. Vi vedo ben rilassati. Rilassatissimi, guardaci. Una vacanza, Giusy. Allora siete pronti per una missione speciale che ho pensato per voi. Io sono un po' terrorizzato. Addio. Quando tu la pensi, eh? Ragazzi, è inutile che ve ne parli. Lo capirete meglio con i vostri occhi. Ecco le bucce. Cari Moore, vi presento Chiara, 44 anni, da Tortona, una bella taglia 50. Sempre più difficile, Giusy, Guarda, Antonio, Chiara vuole solo vestirsi in un modo un po' più elegante, nonostante le sue forme morbide. È insolito, ma a me la sfida piace, Giusy. Beh, insolito. Per la verità, la gente normale assomiglia più a Chiara che non a quelle modelline magre magre che a voi piacciono tanto. L'idea di lavorare su una donna curvy è interessante. Bene. Avrete pane per i vostri denti, ma ho qualcosa anche per la mia strana coppia, Matteo e Julie. Ecco a voi la buccia. Lei è Miriam, 36 anni, casalinga italo-tedesca, una bella taglia 50. Cosa ne pensate? Giusy, che ti devo dire? Sono contento. Alla mia età e la mia taglia. Sarà facilissimo questa cosa. Nonostante qualche chilo di troppo, il marito trova Miriam molto attraente e la vorrebbe ancora un po' più provocante. Beh, forse provocante magari è da vedere. Non esageriamo, però faremo il nostro meglio. Tu sei pronta, Giusy? Io sono nata pronta, Matteo. Eccola lì. Quindi oggi è l'ora delle curvy. È l'ora delle curvy. Che bello. Sono contenta perché vedo che avete preso questa sfida per il verso giusto e non era facile. Mi raccomando, perché su due fisicità come quelle di Chiara e Miriam vi aspetta molto lavoro. E io sarò molto severa nel giudizio e molto attenta. Però questa sfida curvy, secondo me, darà origine a qualcosa di molto interessante. Ti sorprenderemo. Questo è ancora meglio. La raccomandazione è quella consueta. Però questa volta dovete essere particolarmente delicati. Guardate nell'armadio delle nostre bucce, lavorate con loro di conseguenza e mi raccomando, questa volta severi ma giusti con una certa misura. Ma ora diamo il via alla sfida curvy e ricordatevi, assa lo stile! Sempre! Sempre. Miriam ha 36 anni, 2 figli e un marito che la adora. Vive a Milano, anche se è nata e cresciuta in Germania. Le gravidanze e la vita da mamma hanno spento il suo desiderio di piacersi. Non si chiede come mi vesto oggi, perché la risposta è sempre la stessa. Una buccia mamma che ha dimenticato di essere donna. Chiara ha 44 anni e fa la mamma a tempo pieno a Tortona. Ha un passato da donna in carriera fashion victim. Una vera panteruna che con la seconda gravidanza ha accumulato qualche chilo in più e ha perso il gusto di vestirsi. Una buccia da rimettere in carreggiata. Siamo Matteo e Julie. Siamo i Moore. Ciao Chiara. Ciao, ciao. Ciao Antonio. Ciao, piacere. Ciao. Ciao. Ciao, ben arrivati. Piacere di venire. Ciao Matteo. Julie, ciao. E tu sei? Ciao! Giusy ci ha detto che tu sei la buccia curvy perfetta per noi. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Anche io, mi aspettavo. E allora andiamo.
Chiara, raccontaci un po'. Ho 44 anni, sono mamma di due figli, uno grande ha quasi 20 anni e l'altro quasi 5. Bel break ti sei presa tra l'uno e l'altro. Sì, ho dovuto pensare molto, prima del secondo in effetti. Dunque, io ho sempre lavorato fino a quando poi ho avuto il mio secondo figlio e ho cominciato a fare la mamma. Miriam, raccontaci. Ho 36 anni, sì. Sono sposata con Gianluca da 5, abbiamo due figli, Giovanni e Nicolò. Ah, sono vostri? Sì, sono. Pensavo l'avesse noleggiato. No. Però ogni tanto ci pensiamo a darli in noleggio. Potrebbe essere un'idea. Sì. Da quando ho avuto mio figlio praticamente la mia vita è cambiata completamente, perché comunque avere un figlio in età non giovanissima ti dà il modo di avere una maternità molto più matura. Però sono anche diventata più domestica, più, tra virgolette, banale. Perché l'hai definita banale? Mi sembra di essermi un po' appiattita, ecco, sul mio ruolo di mamma a tempo pieno. Ah, io sono nata in Germania, esattamente a Francoforte. Ah, ok. Ho vissuto là fino all'adolescenza e poi, vabbè, ho seguito i miei genitori in Italia. Con piacere o con dispiacere? Con grande dispiacere. Si infatti. Sente. Hai conservato l'accento per portarti nel cuore un po' eccezione di Deutsch. Ein bisschen Deutsch und im Herz. Sì, sì. Mi sento infatti molto più tedesca che italiana. Sì. Sento che non ti piaci tanto. È vero. Però prima com'eri? Non sono mai stata magrissima. Ah. Mai. Però certamente la gravidanza mi ha regalato un paio di tagli in più. E poi ero veramente molto più estrosa. Colori, stampe, paillette, cose che adesso invece ho abbandonato quasi totalmente. È meglio avere la comodità. Tuo marito cosa pensa? Mi vorrebbe più femminile, indubbiamente. Ha ragione. Ha comprato una cosa e se ne è ritrovato un'altra. Un'altra. C'era la fregatura. Perché ci hai chiamato? Con l'arrivo dei due bambini, essendoci aggiunte un po' di forma, in più non mi rispecchio nella mia persona di adesso e di conseguenza faccio difficoltà e poi sono anche un po' pigra, impegnami un po' di più. Ok, la pigrizia non è amica della forma. Marta, cosa ci racconti di Chiara? Chiara è una persona molto originale, ha una personalità forte e forse adesso avrebbe bisogno un po' di riscoprirla. È come se fossi parcheggiata. Bisogna ritirare fuori dal garage il tutto e ripartire. Ma noi siamo qua per questo. No? Assolutamente. È la nostra prima buccia curvy. Io sono orgogliosissimo, non vedevo l'ora. Tu Gianluca cosa ne pensi? A me piace tantissimo mia moglie. Anche così. Guarda che occhio. Che occhio torbido. Che dichiarazione. No, perché devo sempre ricordarglielo, perché lei... ci sono momenti in cui... non si piace e non è affatto contenta. Però mi piacerebbe vederla più elegante, più curata. Ok. Se messo il tempo. Vediamo due lacrime di luce scintillare. Delle lacrime di gioia per la dichiarazione che ti ha fatto Gianluca. È quello, no? Il fatto che comunque lui mi dica queste parole mi emozionano, perché comunque Beh, mi fa piacere. Lui ha espresso il desiderio di vederti un po' più femminile, un po' più elegante. Provocante. Bisogna che gli facciamo questo regalo. Ah sì, volentieri. Ma prima sì, per te stessa. Sì, sì. Per poter capire come lavorare abbiamo bisogno di andare sul luogo del delitto. Check up dell'armadio. Quando le star ingrassano, spesso non perdono soltanto la linea, ma anche la testa. Chi se la ricordava nei suoi film con John Travolta, a un certo punto non l'ha riconosciuta più. Perché Christy Alley lievita o si sgonfia a seconda del periodo, ma mantenendo sempre il suo magnifico viso. Qui è in una fase intermedia, ma chi la segue con attenzione noterà che si è reinfilata l'abito a vita alta, che usa nei periodi in cui cerca di mimetizzare la figura, con un effetto un po' da tendaggio. Ha un'astuzia però, le maniche leggere ma lunghe che snelliscono il braccio. Brava, ma non basta. Antonella Clerici sostiene di avere una taglia 44, ma queste foto si incaricano di smentirla. Anche perché le sue forme piene sono uno dei suoi grandi pregi. Ma certo, bisognerebbe controllare un po' gli abiti che si indossano, soprattutto nella zona décolleté. Ma portarli con tranquilla spavalderia è anche un modo per esorcizzarli. Brava, ma non si applica.
Brooke Elliott è l'avvocatessa tosta di Drop Dead Diva, sempre perfettamente truccata e pettinata e con una lingua affilatissima. Ma mentre nel serial porta sempre abiti lunghi, qui indossa una gonna troppo corta, su gambe che l'assenza di calze rendono ancora più a rischio. Brava, ma imprudente. Ha sempre rappresentato un vero ben di Dio, Serena Grandi, l'icona dell'abbondanza romagnola. Poi si è dilatata un po' troppo, anche se adesso cerca di rimettersi in forma. Una battaglia che sembra condotta con una certa serenità e che non le impedisce di esibire opulente scollature e abiti da sera. Qui però è un po' troppo matrona e la stola le dà un'aria addirittura vescovile. Brava, ma deve imparare a controllarsi. Apro, eh. Apri. Traurig. Potete tradurmi? Triste. Sì. Io sono scioccato, eh. Cioè, tu non hai un armadio, è un mercato. È vero. Potrai tranquillamente vendere qualcosa. A me sembra il magazzino di una lavanderia, così tutto incelofanato. Perché lei conserva i cadaveri là dentro. Mi piacerebbe capire quali sono i capi che usi di più. Questa è una tunichetta. Vedi la mia faccia, mi hai fatto scendere le labbra, mi è passato il sorriso. Questi sono i pantaloni da mettere qui sotto. Ci sono blu, però ci sono anche grigi. Un pigiama. Secondo te ci sono parole per descrivere questa mise? Ma è carina, è morbida, è comoda. L'ho messo anche un tocco di colore. Infatti quella babouche così catarifrangente mi piace molto. Io penso che non renda giustizia questa mise. Va bene che è comoda, ma è un sacco. Ma almeno non segna, non fa vedere le curve. Tu magari non ti senti segnata, però io ho una percezione di te informe. Pensa a tuo marito. Poveretto. Qua vedo un colore solo acceso, questa gonna rossa. È in attesa. Di? Di essere messa. Sopra? Pensavo a un maglioncino. Bianco? Sì. Questo effetto caprese che in Germania va tanto. Mozzarella. Ti dico subito una cosa. La gonna ci piace, il sopra no. Le aderenze di questo materiale e il colore sul tuo incarnato, secondo noi, non ti rendono giustizia. Ti dico un'altra cosa sul sotto. Hai una caviglia sottile. Non devi aver paura di far vedere questa parte del tuo corpo che nascondevi con tanta ostinazione e non ce n'era motivo. Vorrei vedere un outfit più femminile. Ecco qua, perfetto abitino nero per la sera. Come sta? Su questo abitino io sicuramente avrei messo un golfino, perché se tu dai volume alle spalle, in automatico anche la parte inferiore del tuo corpo sembrerà più piccola. Devi almeno metterti una scarpa col tacco. Voglio stare comoda, mi fanno sempre male i piedi con i tacchi. Ma perché le scarpe belle sono sempre scomode? Sono scomode. Comodissime! Tu non pensavi di mettere questa gonna con la ballerina? Ma chi lo sa? Prova la ballerina, così vedrai da sola la differenza. Ti sei vista come cambia la faccenda? Prima camminavi tutta che sembravi Anna Ox a Sanremo quando scendeva dalle scale e adesso arrivi e sembri la maga Magò. Ho voglia di vedere il tuo ultimo acquisto. Purple, viola! Viola! Il problema è che tu hai un disagio con la tua nuova fisicità e non l'accetti, la copri e non la vesti. Questo è il problema. Ma noi siamo qua! Apposta! E siamo arrivati apposta per prendere in mano la situazione e far sbocciare la nostra buccia curvy. Cosa indossi quando vai a cena col tuo marito? Questo. Ok, la divisa del tranviere. È un look più quotidiano. Però per una cena sarebbe carino avere qualcosa di un po' più prezioso. Finché il marito continua a invitarti a cena, tu approfitta della situazione e tira fuori l'artiglieria pesante.
Tutti gli abitini incelofanati sono lì perché sono parcheggiati. Sono parcheggiati quasi tutti da un po' di anni. Io vado, guarda qui cosa ho trovato. Oh. Un abitino vintage anni 70, meraviglioso. Bellissimo, sì. Usava la ragazza. Questo? Questo è stato il mio cavallo di battaglia per diverso tempo. Prima della seconda gravidanza eri molto aperta. Dopo la seconda gravidanza, con questa nuova fisicità, la nostra buccia si è persa. Rimane ancora il problema della cena con tuo marito. Abitini, vestitini dove sono? Non ci sono. Infatti, mi sembrava. Perché mi piacciono, ma quello che trovo non mi sta, soprattutto per la parte superiore. Non ti vedi bene? No, no. Ma se noi trovassimo una proposta in quella direzione, saresti interessata a prenderla in considerazione? Ne sarei ben felice, mio sogno. Secondo me non è tanto la cena quanto il dopo cena, se troviamo l'abitino giusto che diventa festa. Piacerebbe vedere le scarpe che metti tutti i giorni. Queste sono quelle che metto sempre. Perfetto. Ballerine. Questa è un'altra ballerina. Ma va? Questo tanto per cambiare un mocassino per i jeans. Le scarpe che mettevi un tempo. Oh là là. Passiamo dalla zeppettona con pietre preziose. Poi abbiamo un giallo. Che carino questo colore, eh? Ed ecco l'ultimo scheletro. Quando è l'ultima volta che hai messo la scarpa col tacco? Sarà 3-4 anni fa. Figurati. Prima di poter cominciare il nostro lavoro, tu sai cosa dobbiamo fare? Vederti in mutandine reggiseno. Sei pronta? No! Questa meravigliosa cosa, io immagino tu indossi d'estate per proteggerti dalle zanzare. Mi aspettavo più un complimento. Apriti, sesamo. Ok. Un punto vita, con grande sorpresa. Perché non si riusciva a vedere. Fianco stretto, la coscetta è tornita, il braccio è tornito, ma secondo me si può lavorare bene sul tuo fisico, eh? Speriamo. I punti sono i seguenti. Uno. Yes. Trovare le camicie o i top giusti. Secondo. Zwei. Abitini e gonne sarà la nostra priorità. Terzo. Drei. Le scarpe che ti piacciono tanto ma che non metti. Sei contenta? Guarda che tanto lavoro, eh? Oggi sarà faticosa come giornata. Oggi ci sarà da sudare. Bene, allora vai pure a cambiarti. Shopping. Tu adesso vai a cambiarti perché andiamo a giocare insieme. Non vedo l'ora. Vai. Con la mia seconda gravidanza il mio fisico è cambiato e adesso ho proprio voglia di ritornare a giocare con la moda e penso che lo shopping con i Moore sia provvidenziale. La nostra buccia curvy non riesce ad essere splendida come un tempo. Ma noi oggi le insegneremo che qualsiasi fisicità può essere evidenziata e valorizzata e a riamare se stessa. Voglio divertirmi tanto, proprio tanto, e tornare a casa con un'idea ben precisa. Bisogna cambiare, prima di tutto per me. E poi fare una gran bella sorpresa al marito. Miriam è il classico caso di donna che, in conseguenza delle due gravidanze che ha avuto, ha completamente perso la voglia di prendersi cura di se stessa. Le faremo scoprire un mondo nuovo dove lei potrà trovare vestiti molto più giusti e adatti alla sua silhouette di adesso. Mi raccomando, perché su due fisicità come quelle di Chiara e Miriam vi aspetta molto lavoro. Questa sfida curvy, secondo me, darà origine a qualcosa di molto interessante. Io sono scioccato. Questo è il negozio giusto dove cominceremo il tuo cambio di stile. E ritroveremo il colore e la femminilità. Perfetto. Dunque adesso tu vai in camerino e ne facciamo la scelta. Ok.
Ciao, come stai? Bene, grazie. Ciao Loredana. Lei è Miriam, la nostra piacere, Miriam. Che, come tante donne, ha una grande passione per le scarpe. E anche molta paura però delle scarpe. Dobbiamo rompere l'incantesimo. Facciamo un bel percorso attraverso gli abitini? Ci stai? Sì, io voglio di vederla con un po' di colore, femminilità. Questo abitino non mi dispiacerebbe, se ci fosse una variante tipo un rosso o un azzurro. Ti prego, partiamo subito perché non ce la faccio più ad aspettare. Andiamo. Noi abbiamo fatto una selezione molto speciale solo per te. Non spaventarti, cominceremo con qualcosa di contenuto in altezza, ma molto prezioso. È un sandalo di camoscio tagliato a vivo. Guarda anche la comodità di questa apertura con il velcro da indossare in velocità. La soluzione per i tuoi problemi di mamma che esce di corsa... E che a questo punto non ha più la scusa del dire ma non ce la faccio perché le scarpe gnagnagnagnagnagnagnè. Sono bellissime. Prova a camminare. Vai, fai due passi. Provo. Belle, bellissime. Sono confortevole per un impegno quotidiano? Sì. Ecco, allora basta. Come sta? No, me lo devi dire te. Come ti vedi? Ma è molto bellino. Mi sembro un po' troppo elegante. Un abitino semplice così può anche essere carino per andare a prendere tuo figlio a scuola. Sostituisci il tacco con una ballerina per correre da lui. Certo. Cosa ne pensi di utilizzare anche degli accessori a contrasto colorati? In effetti non ci avevo mai pensato all'accessorio colorato, soprattutto alle cinture. Ho sempre pensato, dato che la vita non è sottilissima, non l'avrei mai potuta sottolineare. Poi hai visto che è carino anche il dettaglio, sì, della anche giacca? Anche dietro un po' frufru. Che comunque va a segnare il punto vita da dietro. E la rende anche un pochino più giovanile, forse. Guarda che è già più felice, la vedi? Che è già più felice? 9 centimetri, ma molto confortevole perché è una zeppa. Qui non rischi di cadere. Questa è in tessuto jeans, col dettaglio delle borchie applicate. Molto, molto facile da usare. Provo. Provi? Vai. Facci vedere. Facce sognare. Io qui ho pronte per te due deliziose shopper che ti consentiranno di provare quanto queste scarpe sono comodissime da indossare. Cammina. Vado. Com'è la situazione? Non male. Sicuramente camminandoci su più volte la sentirò un po' più mia. Se vi do degli indizi, riuscite a indovinare chi c'è dietro? Foulard copri-chioma, modello donna araba in libera uscita. Cappotto aderente con colletto e bordo di pelliccia. Vestito lunghissimo azzurro che copre le scarpe e fuoriesce dal cappotto. Indovinato? Non credo proprio, quindi ripeto. Foulard ben stretto, cappotto con bordi di pelliccia, abito da sera lunghissimo. È Jennifer Lopez in una versione che più inedita non si può. Come ti vedi? La vecchia zia ha una cerimonia di battesimo. Ok, perché lo shantung ti fa subito cerimonia. Ma anche l'abitino, questi cristalli così. Ma vedi troppo la stampa o la lunghezza? Ma non lo so, è tutto insieme. Sicuramente la lunghezza. Poi forse, non so, la giacca. Vogliamo provare a metterle la giacca scura? Perché il bianco non è facile come colore. Beh, così è già meglio. Perché il nero... Perché il nero, non so, mi dà più sicurezza. Bisognava portare il pigiama che avevi stamattina. Appunto. Bellissima. Non ce la farò mai. Ecco, non deve partire così. Ci pensiamo noi. È un tacco 12. Coraggio. Coraggio. Non aver paura, che non mordono. No. No, 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 assolutamente. Alzati e cammina. Va bene. Beh. Non scappare adesso, sì, eh. Dove va? Sono talmente belle. Potresti metterla per una sera speciale? Quella famosa sera speciale con tuo marito per cui ti eri presentata vestita da trambiere stamattina? Ne sarebbe entusiasta. Devo dire che la ragazza nel camerino è lievitata, tipo il pane nel forno, eh? Che altro è lievitato il seno con questo abitino? Infatti è quello che guardavo. È vero. Sottolinea un po' troppo. Più si accolla e più aumenta il seno. Più ci si scolla e più scompare. Perfetto. No, ci vuole la scollatura, assolutamente. Vuoi scoprire? Bisogna scollare. Perfetto. Ormai ci ha preso gusto. Era ora. Paura? Ma tocca a te. Mi raso, questa lucentezza. Abbiamo usato un po' troppo? Un po' sì. Ma non si esagera ma mai non con si le scarpe. Ma mai figurati. Con le scarpe. Alzati e guardatela bene, sì, quando sei in piedi.
Molto bella, sì. Ti cambia completamente la figura, il portamento. Tutto. Il sorriso. Infatti non vedo l'ora che finalmente proviamo dei vestiti, perché questi jeans non li posso più vedere. No, devo essere sincera, neanch'io. Socia, ce l'abbiamo fatta. Ti tocca rimetterti le tue scarpe da buccia, poi andremo nel prossimo negozio per trovare tutto il resto che ci manca. D'accordo. È il primo abito che le segna il punto vita. A me non dispiace. Io lo preferirei scollato, perché sul seno vedi che fa un tutt'uno tra i due pezzi. Mi sembra che mi appiattisca anche un po'. Sì, quindi promuoverei questo abito dal punto vita in giù. Però dal punto vita in su, per il suo tipo di corpo... Sezioniamo. Comunque, facendo tutte queste prove, tu acquisisci una consapevolezza diversa del tuo corpo attraverso gli abiti. Di quello che si può e quello che non si può fare. Esatto. Con la piena consapevolezza vai a cambiarti, perché lo shopping continuiamo a farlo in un altro negozio. Va bene. L'invenzione della taglia morbida va di pari passo con l'invenzione di uno stile, lo stile oversize. È una storia recente quella dello stile oversize, intendendo con questo termine le taglie 44, 46, 48, che un tempo erano ritenute normali. La 48 forse un po' abbondante, ma niente di più. L'ossessione discriminatoria comincia negli anni 90, quando inesorabilmente le taglie non soltanto si riducono di centimetri, ma si vogliono sempre inferiori, fino a ritenere una norma la 38 da eterna adolescente, proponendo modelli di star sempre più ossuti. La silhouette anoressica, scolpita con il Pilates proposta da Hollywood, è lontana mille miglia da quello che gran parte del mondo associa alla femminilità. Se Gwyneth Paltrow fosse cresciuta negli anni 30, sarebbe stata presa in giro per la sua magrezza. Mentre oggi viene presentata alle ragazze americane come ideale massimo a cui tendere. A questa tendenza, che ha generato lo strano fenomeno per cui aziende di grande importanza si dedicano soltanto alle taglie generose, ma non ne vogliono parlare come se si trattasse di una vergogna, negli ultimi anni si è opposto un movimento di indipendenza e di rivendicazione, incarnato appunto da leggendarie modelle burrose come Tara Lynn e Crystal Ren. Molti sono i segni della svolta, come il consenso globale intorno alla presenza fisica e estetica di Michelle Obama, che anche da questo punto di vista azzera i canoni correnti. O l'ammirazione tributata a Christine Hendricks, la rossa tutta curve tipo anni 50 di Mad Men. Sono superati vecchi cliché, insomma, o almeno si spera. Questo è l'indirizzo che mancava nella tua agenda. Bene. Hai sempre bussato alle porte sbagliate e noi ti abbiamo aperto quella giusta. Meno male. Accomodati mentre noi facciamo la selezione. Va bene, d'accordo. Siamo qui per mettere la ciliegina sulla torta per il tuo cambio di stile. Bene, sono contenta. E sei pronta? Sono prontissima. Allora, tu vai in camerino e ci aspetti e noi facciamo una piccola scelta per te. Va bene. Giulia, ci siamo. Dobbiamo vestirla dalla caviglia in su. Potrebbe essere interessante cominciare con un giorno sicuramente più elegante, sì, e sicuramente più speciale. E poi io ho in ballo la cena col marito. Quindi possiamo proporre una sera e poi una gran sera. È una gran sera per un'occasione super speciale. Allora andiamo. Senti Roby, dobbiamo fare un viaggio attraverso la femminilità. Ancora questa, che carina. Te la promuovo. Guarda questo, che piccolo carino. Sporterino, è una poesia. Perfetto. Vorrei vederglielo. Va bene, proviamo tutto. Il pantalone mi piace. Il jeans è molto bello. Sì. La camicia no. Per quale motivo? Evidenzia troppo la parte superiore. È vero, c'è questa cinturina, sì, che va sotto il seno, che quindi per forza lo mette in evidenza, sì, ecco. Non è probabilmente la forma più giusta per te. La fantasia a quadretti, cosa ne pensi? Non l'ho mai portata, mi ci dovrei abituare. Non avevi mai portato neanche quelle scarpe lì. Infatti. E in 5 minuti
non ho mai portato niente. Sei abituata, per cui. Bello. Questo mi piace. Mi piacciono tantissimo le scarpe. Bene. Che devo dire che non sono neanche tanto scomode per essere alte. Finalmente, sì. La ragazza sì. Sta rinsavendo, eh? E poi. Questo abito mi piace perché ha comunque un tocco di nero che fa sempre bene. La stampa è moderna, contemporanea, più pop, elegante, però senza essere troppo bon ton. Cosa intendi? Il mio caro marito mi vorrebbe più giovin signora, però io non mi ci sento tanto. Io sono un pochino più aggressiva, un pochino più rock. Oh, la ragazza è rock, eh? Vorrei essere femminile, però anche un pochino più... Graffiante. Facciamo che lei vuole essere un po' bon ton, con un accento rock che fa un po' pop. Eccola qua. Molto bello. Oh. Mi piace questo gioco di... Questo drappeggio sopra il seno. Sì. Sì. Hai ragione, è molto bello. Poi mi piace in gonna. Mi piace molto, sembro più snella. Tu sei così, è solo che scegliendo il capo sbagliato, anziché valorizzare, mortificavi. Quindi le gonne sicuramente, le lunghezze a ginocchio e più dritte. Ogni taglia ha la sua storia, il suo stile, le sue problematiche. Ma c'è una taglia che è diventata quasi un marchio in sé per sé, la XL. XL, ovvero extra large, il simbolo internazionale che indica una taglia molto ampia. XXL, ovvero extra extra large, il simbolo che segnala le taglie molto molto forti. Spiegate freddamente, come in un dizionario, nel libro Parole di moda di Michela Zio e Monica Camozzi, queste etichette perdono la vaga caratteristica di un marchio di infamia, che viene loro solitamente attribuita. Perché è proprio nell'indicazione delle taglie e nella loro effettiva corrispondenza dei centimetri alle forme che si combatte da sempre una lotta di tutti contro tutti. Degli stilisti contro le donne, avendo ridotto progressivamente la vestibilità, fino a indicare nella 38 quella normalità riservata prima alla 42-44. Delle donne contro gli uffici stile delle aziende, che si rifiutano di uniformare le taglie perché ognuno ritiene il proprio sistema di misurazione un'arma segreta di marketing. Delle grandi catene di distribuzione contro i produttori, che a loro volta non collaborano con i tre enti internazionali che dovrebbero proporre un sistema di riferimento valido per tutti i mercati. Con il paradosso che oggi l'Europa ha la moneta unica, ma taglie diverse. Anche se non si tratta semplicemente di una questione di misure, ma di un rifiuto della realtà a favore di un unico modello estetico. Che effetto ti fa vederti così elegante? Io non avrei mai usato. Cosa ne penserebbe Gianluca? Vabbè, lui impazzirebbe. Tutta elegante, in tacco. Ti abbiamo dato tutti gli elementi che a te piacevano. Il rosso, l'abito, la scarpa col tacco, la trasparenza che anziché essere sul décolleté e sulla spalla ha una sua valenza. Ora che l'ho trovato non lo lascio più. Brava! Eccomi qua. Femmina, piace vedere che hai delle forme e che si vedono soprattutto. Sì, adesso si vedono veramente. E ti dà fastidio? No, mi piace. Non è colorato però. È luminoso. Però è luminoso. Vediamo se riusciamo a illuminarlo di più con questo. Questo è veramente quello che fa cambiare tutto, Molto molto bello, mi che piace. Che soddisfazione, vederti appagata è una grande soddisfazione, Anche per me, devo dire la verità. Perfetto, siamo soddisfatti. E adesso completeremo l'opera con il trucco ai capelli, poi devi essere te a dare il tuo davanti a Giusy, Perché noi abbiamo una sfida da vincere, E la vinceremo. Oggi ho imparato con i Mur che anche qualche chilo di troppo non toglie niente alla femminilità e al piacersi e al piacere anche agli altri. Oggi la nostra buccia curvy aveva molte certezze. Sbagliate. Non sapeva come gestire la nuova fisicità. Dopo la giornata passata con i Mur, ha finalmente preso la consapevolezza del suo corpo, di come vestirlo e della sua nuova e riscoperta femminilità.
Wow. Guarda, se fossi capace di fischiare, fischierei. Questo è stupendo. Non sembro neanche io. Non è vero. Sei tu come ti vorrebbe tuo marito. Se ne hai i punti giusti, senza marcarli troppo. È quello che sognavo. Vorrei essere sempre vestita così, con queste bellissime scarpe. Te lo immagini con le ballerine questo vestito? È terrificante. No. Ma non li voglio neanche più vedere. Ecco. Neanche i jeans. Sono tante le emozioni che ho provato oggi. Tutte bellissime, me le porterò per sempre con me. Ma che carina. Guarda, noi di solito non piangiamo. Io invece sono solita sempre a piangere. Oh no, no, davvero no, ti prego, dai. Ma passerò sempre così le lacrime di gioia. E allora, se sono lacrime di gioia, piangiamo tutti quanti. Prego, ma per la vittoria finale però. E noi vinceremo. Brava, così ti voglio. È stata una giornata piacevole e ho ricevuto tantissime informazioni utili e d'ora in avanti, quando andrò a cena con mio marito, non mi metterò più i pantaloni. Miriam ha condiviso con noi una giornata densa di emozioni. È stato molto bello e toccante per noi vederla illuminarsi in viso quando per la prima volta dopo molto tempo si è rivista bella e ha trovato la voglia di piacere. Ora lavoro sul trucco e il parrucco per un look finale vincente. C'è anche chi, per fortuna, non si fa scoraggiare da qualche chilo in più. Anzi, ne fa un motivo di vanto. La cantante dei Gossip, Bette Ditto, Beniamina di Karl Lagerfeld, invitatissima a tutte le sfilate più eleganti, ha lanciato uno stile che, prima di lei, nessuno avrebbe osato immaginare. Perché non tiene conto delle rotondità, ma usa tagli e volumi arditi, puntando sempre su un concetto di seduzione forte e brillante, un vero sex symbol. La storia di Susan Boyle ci insegna due cose. Che bisogna stare ben aggrappati ai propri sogni, non a caso la sua hit si intitola I Dream the Dream, e che quando si raggiunge una sicurezza interiore si acquista uno stile. Basta vedere l'abito che indossa, ha pieghettature minuscole con una scollatura ben calcolata e piccole maniche che coprono l'attaccatura delle braccia. Il risultato è una quiete eleganza che le dona moltissimo. Premesso che John Travolta è meraviglioso qualunque sia la sua taglia, bisogna dire che ha portato la sua crescita di peso con rara disinvoltura. Basta ricordare l'accenno di danza in Pulp Fiction. E anche con qualche chilo di troppo, dà sempre l'impressione di essere sicuro di sé. Naturalmente, in smoking è sobrio e affascinante, a dimostrazione del fatto che il fascino non conosce problemi di peso. Oprah Winfrey è una di quelle bellissime donne con cui ci si ritrova sempre, chissà perché, a parlare di diete. Solo che lei ne parla ai suoi milioni di spettatori e lettori, giurando di dimagrire, promettendo di non ingrassare e trovandosi poi sempre sospesa a metà. Ma ha una tale presenza e sicurezza di sé che si infila anche abiti dal corpetto aderente e dalla vita segnata, che la fanno sembrare un gigantesco fiore. Tante le emozioni che ho provato oggi, me le porterò per sempre con me. Noi di solito non piangiamo. Io invece sono solita sempre a piangere. Ti prego, dai. Ma passerò sempre così le lacrime di gioia. Noi abbiamo una sfida da vincere. Eh? E la vinceremo. Bentornati ragazzi, com'è andata la sfida con le taglie curve? Benissimo. Una bella esperienza. Bisogna affrontare un argomento molto delicato avendo la capacità di essere severi ma giusti. Che è la nostra caratteristica. Esatto.
Esatto. Bene, intanto vi ricordo che la vincitrice avrà la sua foto pubblicata su Io Donna all'interno della mia rubrica Tocco di classe. Matteo, Julie, raccontatemi com'è andata con Miriam. Abbiamo trovato un armadio che non conosceva il colore, non conosceva la forma, erano jeans e t-shirt. Quindi abbiamo fatto un lavoro di approccio con le scarpe. Le abbiamo soprattutto fatto vedere che al posto delle ballerine si può anche usare di giorno un piccolo tacco, di sera un tacco un po' più alto. Mi curiosisce che siate partiti dalle scarpe. Sì, è vero, è la sì, prima volta molto. Che lo facciamo. Ma ha funzionato? La possessore demoniaca verità. A un certo punto è partita per il negozio con le scarpe, la calappia bucce abbiamo dovuto chiamare. Bene, mi avete veramente incuriosito. Sono ansiosa di vedere il risultato. Fuori la buccia. Dalla foto che ho visto io a questo momento, c'è un bel percorso, Il risultato mi piace moltissimo. Il nostro percorso durante l'arco della giornata ovviamente era anche su trovare le forme giuste per Miriam, perché era quello il problema fondamentale, che non sceglieva le cose giuste. Ad esempio, i sopra erano sempre troppo attillati, mentre sicuramente è un punto dove ci vuole più morbidezza. Sotto non aveva sempre le proporzioni giuste, aveva grande imbarazzo a scoprire le gambe e invece ha le caviglie bellissime sotto. E poi il tacco, che è la mia personale battaglia con tutte le bucce che incontro, è educarle al tacco, perché... Un uomo che ha una missione. Le scarpe, finirò a indossarle io le scarpe col tacco, prima o poi. Un bel plateau di 3 cm, un tacco 12. Aiuta il plateau, Sì, vero. Con un abito molto semplice, impreziosito soprattutto dagli accessori e il coprispalle di chiffon di seta. Miriam, e tu come ti senti in questa luminosa versione? Rinata. Bene con me stessa. Dopo la nascita dei miei figli, questa è la terza emozione forte che provo. Pensa che responsabilità. Ragazzi. Non tremare però, tranquilla. Hanno fatto su di me un lavoro fantastico. Devono essersi veramente impegnati. Abbiamo avuto un'ottima complice in lei. Si è fidata, si è fatta fare di tutto in testa. Sì, è bella questo disordine, mi piace molto. Un gioco di volume mosso, Giusy. Cosa ti piace di più delle cose che hanno scelto con te? Mi piaccio. E questo secondo me è una gran vincita. Piacersi? Assolutamente. Bene, ora però vorrei vedere cosa hanno fatto i vostri rivali. Moore, tocca a voi. Anche voi avevate un'impresa notevole, com'è andata? Chiara ha avuto 2 gravidanze a distanza di 15 anni. La prima, a 20 anni, vissuta con tanta spensieratezza, ha continuato a fare la sua vita da lavoratrice, nightlife, uscite, amiche. La seconda, a 40 anni, le ha cambiato la vita. Un'altra consapevolezza e poi ha messo su 3 taglie. Dunque, da donna molto esuberante, è diventata una suora laica. Solo tuniche nere, pantaloni neri, ballerine, basta. Il suo armadio è diventato nero. Quando l'abbiamo aperto era diviso in 2 sezioni. Una parte incellofanata con degli abiti bellissimi, anche con fantasie di brand anche importanti. E poi una parte invece tutta monocromatica con queste tuniche. Colpisce l'espressione incellofanato, proprio una cosa che era stato preso e messo da parte. Uno stock di lavanderia sembrava sì, proprio nell'angolo. Cari Mur, sono come sempre ansiosa di vedere il vostro lavoro. Fuori la buccia. Bel vestite, mi piace anche la cintura rossa, che è un segno di ardimento sicuro, Allora, Antonio. Io prima di partire dal vestito partirei dai capelli. Una tua vecchia fissazione. Sai che Matteo è lo so. L'uomo delle scarpe, io sono l'uomo dei capelli. Dei capelli. Aveva bisogno di luce, allora
capelli e make-up sono stati fatti proprio per illuminare il suo incarnato. Mentre per l'abito abbiamo tenuto un tocco di nero perché la rassicurava. È stata una lotta nei negozi, lei ogni cambio voleva qualcosa di nero. Ma la capisco, guarda, la capisco benissimo. Roberta, anche tu la capisci? Sì, la capisco, Giusy, la capisco. Però poi si è lasciata andare, si è affidata e l'abbiamo riportata ad una stampa, finalmente. E lei era felice perché abbiamo di nuovo rivisto i suoi occhi illuminati. Mi piace moltissimo anche il tocco del rosso delle scarpe e della cintura che dà, come dicono le redattrici, un twist. Come ti senti con la cintura a tuo agio? La cintura è la prima volta che la metto, penso, da 7 anni, 8 anni. Sta molto bene lì sotto, e no? Pensavo di non poterla mai più mettere, e invece trovo che mi sta bene, mi sento bene. Mi sottolinea, però senza comprimere, mi sento veramente ok. Bene, come sempre avete fatto un bel lavoro. Io sono dannatamente orgogliosa dei miei stylist. Li ringrazierò a vita perché sono stati una forza della natura. I miei stylist sono fantastici. Anzi, adesso facciamo entrare anche i vostri rivali perché è il momento di comunicarvi la mia decisione. Bene, la sfida delle taglie curvy era veramente difficile, perché poi sappiamo bene quanto poco ci offre in realtà il mercato, quanto poco di veramente bello. Quindi rifaccio anche a voi i complimenti che ho fatto ai Moore, perché effettivamente, come dire, uscire così brillantemente da questa sfida vuol dire che c'è stata una bella decisione, una bella capacità di scegliere. Vorrei premettere che tutti e due i look mi piacciono veramente molto, perché è un tema che conosco bene, so quanto sia complesso arrivare a una bella definizione di proporzioni, e voi ci siete arrivate, che è la cosa più difficile e più importante. Detto questo, i vincitori sono... Allora, cosa ne pensate? Era difficile. Comunque non trema più. Questo è molto bello. Allora, Mira, come ti senti? Per primi hanno vinto loro. Perché? Veramente, siete Ma stati... Ma no, sei tu che hai vinto. No, davvero. Cioè... Non c'è loro, c'è solo noi. E poi abbiamo vinto noi. Io poi, guarda, devo dire che vedendo le foto sono esterrefatta dalla tua trasformazione. Cioè, dico la verità. Quindi... La ragazza che avrà la sua foto pubblicata su Io Donna all'interno della mia rubrica Tocco di Classe è Miriam. Radio